Per cominciare col video velocemente, ci stiamo avvicinando tantissimo ai 100 iscritti. Ai 100 iscritti ci sarà una piccola sorpresa per voi. Ebbene ragazzi, dopo quasi 6 anni e mezzo abbiamo raggiunto il primo traguardo del canale. 100 iscritti è comunque una cosa per cui bisogna festeggiare, sia che tu ci abbia messo un giorno, una settimana, un mese, un anno, 6 anni, perché comunque 100 iscritti vuol dire che ti sei fatto una bella community, dei fan che ti seguono, che interagiscono sotto i tuoi video. E questo qui per me vale molto di più del tempo in cui si raggiunge. Quindi, dal profondo del mio cuore, voglio cominciare questo video ringraziandovi per essere stati con me in questo viaggio, da che mi sono messo seduto davanti a una scrivania con un computer a giocare a Minecraft con mia cugina, fino anche ad arrivare nelle community di altri canali. Visto che ho avuto soltanto un'occasione per dirlo, vi volevo ricordare che nel video di Murder Drones avevo detto che se avessimo raggiunto i 100 iscritti ci sarebbe stata una piccola sorpresa per tutti voi. Cos'è questa sorpresa? Bene, prima di cominciare a dirvela, vi volevo parlare di una piccola cosa mia. Da che ero piccolo i videogiochi sono stati la mia passione. All'inizio giocavo per divertirmi, senza neanche finirli. Poi ho cominciato a giocarli per finirli. Man mano che passava il tempo, ho cercato di giocarli per finirli al 100% e scoprire tutti i loro segreti. Finché, negli ultimi 2 anni circa, non mi sono detto, giocando ai videogiochi, se dovessi ricreare questa parte del gioco, come la farei? E quindi ho deciso di rispondere alla mia domanda e lavorare su un progetto. Questo che state per vedere è il progetto che ho mandato avanti negli ultimi 2 anni, anche se non ci ho lavorato tutti i giorni, ecco. Per favore, date un'occhiata. Quello che avete appena visto è il trailer del mio gioco, Square Adventure. Vi starete chiedendo, intanto per cominciare, cos'è Square Adventure? È un piccolo giochino platformer, molto semplice da capire, giusto? Sì. È facile da giocare? No. Nel corso della produzione ho fatto un po' di beta testing con alcuni amici e posso dire che me ne hanno tirate di tutti i colori. Giocherete nei panni di Square, un quadrato con la missione di riportare la pace nel suo mondo, le Squarelands. Il malvagio Red Square ha distrutto la Supergemma, fonte di pace. Il vostro compito sarà girare in varie zone per riuscire a recuperare i frammenti di questa gemma. Ma come ho già detto, la missione sarà tutt'altro che una passeggiata. Quest'anno a dicembre compirò 20 anni, quindi mi sono chiesto quale migliore occasione per condividere questo mio progetto. Ebbene, con immenso piacere vi annuncio che Square Adventure sarà disponibile per computer su Game Jolt il 12 dicembre 2022. Ho aspettato un sacco di tempo per trovare un'occasione per cui pubblicare questo gioco. Mi voglio scusare in anticipo se la grafica e tutto quanto potrebbe sembrare un pochettino di bassa qualità. È comunque stato il mio primissimo progetto, ma non vi preoccupate, ci sono anche altri progetti che stanno aspettando il momento di essere terminati. Detto questo, spero che a dicembre in alcuni giocherete questo gioco e mi facciate sapere cosa ne pensate. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi upload, tra cui anche l'annuncio di quando questo gioco uscirà. Vi ringrazio ancora per questo grandissimo traguardo e ci vediamo al prossimo video o all'uscita del gioco. Ciao ragazzi!